Bentornati ragazzi su Wargames Tube per uno dei capitoli più lunghi del gioco, ovvero La Rocca Inverno, il capitolo 11 che dovremmo fare a difficoltà incubo. Adesso mi preparo una trentina di Skylander perché ci serviranno. Purtroppo non è una battuta visto la quantità di minuti che dobbiamo passare in questo livello. Bene, partiamo belli carichi. Adesso ci danno subito le istruzioni Duff, che è colui che detiene il marchio della birra Duff, tra l'altro, se non lo sapevate. Non è vero, è una cavolata questa, è anche abbastanza brutta, non fa ridere. Allora. Invece c'è un ciclope lancia palle di neve, adesso questo però è un po' più scarso, deve un po' più corto, infatti. Certo. Si schietta come non è colpa mia, in realtà lo è. Allora, aspettiamo Magna Charge subito. Ma voi siete lì sopra? Vengo a prenderti. Vai a fare un giro, va. Un risultato polarizzante. Cogliamo più oggetti possibili. Vai via. Allora dobbiamo andare giù di qua. No, è chiuso. Oh, di qua non serve. È di qua che dobbiamo passare. Fermi tutti così, perfetto, bravi, sorridete. Cheese. Questo è il pattinatore? Sì. Purtroppo è il pattinatore che ha il lieve problema che non possiamo toccarlo. È ancora vivo. Gancialo, no. Cacchio, non posso. Devo tenerli impegnati, l'unica che li tengo fermi. Però qui ragazzi che stile. Non devi cominciare a pattinare. Cacchio, non l'ho preso in tempo. Mi ha pure trapassato con la lama. In un colpo solo, bravo. Bene, allora tiriamo fuori le armi pesanti. E con pesante intendo bello grosso. Schivato. Adesso ti mangio così, sei a posto. Guardate la schivata. È così che facciamo noi tartarughe. Tanto mi sono digerito l'altro. Però più com'era il colpo, forse tenendo premuto. Bene, adesso c'è il giochino delle catapulte. Vediamo come ce la caviamo. Sì, guarda, ho già sparato. E questo giochino del cavolo c'ha un talento, mi dispiace per voi, ma ci vogliono sempre tre colpi anche a incubo, allora non è difficile. Sì, gli ho dato una bella lezione. Andiamo adesso però. Non ricordo più come si fa la a trattenere i nemici. Ah, qua c'è il giochino anche con l'arcobaleno, vero? Questo è abbastanza fastidioso. Però devo ammettere che è bellissimo come si slunga il collo della tartaruga. Si sta in equilibrio. Vola, vola. Oh, cavolo. Ah, tartaruga sei lenta? I miei riflessi e quelli della tartaruga non vanno in combinazione. Più
che basta premere subito quadrato. Però è brutto che devi lanciare un pezzo di pupazzo di neve, sai? Poverino. Ho capito perché non ho mai scoperto un'area di questa zona. L'ho capito in questo momento. Se andavo su di là c'era qualcos'altro. A meno che non l'ha fatta apposta così. Allora, adesso devo prendere la grande, potente pala Calibur. Cazzo si chiamava? Exnevebur, addirittura. Devo dimostrare di avere tanta forza da poterla governare. È incredibile, sì. Lo so. Non sono una tartaruga come tutte le altre. Andiamo direttamente a prendere la chiave, che è nella busta numero 3. O forse era la 2. Era la 2. Mi ricordo che non era la 1. Meno che non è casuale. Eccola qua. Adesso ci aspetta un combattimento un po' duretto. Perché ci sono le palline rotolanti. Devo andarci addosso però. Perfetto, no, siete quasi morte però, che è una sequenza di colpi da 45. Dai, dai, dai. No, quante me ne fate fare? Bam, bam. Oh, basta ancora! Ecco, incassatevi lì così perdiamo poco tempo. Ma quante testate vi devo dare? Ma non è possibile. Oh, finalmente. E te no? Ti mazzo di 11, cioè. Madonna che... Ah! Che scandalo, eh? Ma per un colpo, guarda te. Ah, bam 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 bam. Allora, che facciamo qua? Vabbè, dobbiamo solo prendere la chiave. Stavo facendo che c'ha quali giri, bastava prendere la chiave. Allora, adesso non mi vedo benissimo. Cavolo, ti puntano tutti e due di qua. Infatti. Allora, questi qui sono un po' fastidiosi. Che cosa potremmo utilizzare? Che cosa potremmo utilizzare? Proviamo con lui. No, fammi così. Pam 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 pam. Devo dire che questi attacchi perfetto. Questi attacchi non sono male. Qui ci faceva qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Probabilmente si doveva scavare, ma una pala che non so dove si prende, forse più su. Comunque direi che ora ci interessa poco perché dobbiamo concentrarci sulla partita. Stanno gelando la fornace. Dovrai muoverti in fretta e riaccendere l'illuminator prima che gli elfi si scoraggino. Usa le... Va bene, va bene. Hanno congelato l'illuminator. Senza la sua luce siamo spacciati. Andiamo, forza. Ah, qui è complessa. Allora prendiamo pure la chiave. Allora, gira. E gira di nuovo, e gira ancora. E poi devo anche spingermi il masso, cioè questa è veramente complessa. Bam 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 bam. Allora non ci posso salire, devo fare così, così, così. Ok, apriamo. Adesso comincio a teletrasportarmi in giro così perdo meno tempo. Allora, se ricordo bene, se non ci interessa, quindi andiamo direttamente giù.
In realtà sono già in mezzo. Ah! Che male! Qualcuno mi ha colpito e ho perso più vita. Non mi colpire. Che è successo? Perché sono tornato in vita? Quando è che sono morto? Madonna, ma queste cose sono terribili. Mi hanno ucciso. Due volte, tra l'altro, mi hanno ucciso, sti ciompi. Madonna, se sono cattivi. No, io ho qualcosa che fa per voi adesso. Mi fate un po' meno simpatici, poi. C'è un rattle shake. Shake, 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 shake. Questa non c'entra. È una canzone che... un po' di tempo fa. Ok, fatto. Non vedo quando mi attacchi, ma va bene. Allora, vediamo che dobbiamo fare. La. Boom. Forza. Non fare quella faccia. E ok. L'altro shake ha funzionato contro i ciompi. Adesso speriamo funzioni anche contro i pietroni. Continuo a pensare che queste cose qui siano simpatiche, ma bisognerebbe metterne meno. E soprattutto bisognerebbe dare un po' più di stimolo al giocatore, perché raccogliere una moneta non ci cambia la vita, quindi dovremmo fare fatica per una moneta. Ops, c'è un po' troppa roba. Meglio saltare che schivare alle volte. Ed ecco, c'è la fornace del gelo. Dove c'è il golem del gelo. Comunque non interessa il giusto. Oh, cavolo. No, il ciompi no. Mi abbiamo fatto malissimo. Ahia, mi hanno colpito. Beh, adesso cominciamo con molta calma a fare questo, ci vorrà un po'. Ah no, c'è morto, grande. È il momento di pompare con le fiamme. Fiamme. Oh. Oggi, boh, ho bisogno di cantare delle cose stupide per rendermi ridicolo su YouTube. Spero che non arrivino delle segnalazioni per le canzoni, che non infrangano del copyright. Tutti i testi che io ho scritto personalmente, quindi va bene. Venite, pupazzo numero 1 e pupazzo numero 2. Vi lancerò. Proprio su. Ah, questo risponde al fuoco. È ancora vivo. Mannaggia, ma forse l'incubo però ha cambiato questo, Preso. Ottimo lavoro. Fregato. Vediamolo su 3 poi, non si sa. Anche prima ho risposto con le catapulte al fuoco nemico. Bene, ho ucciso 10 jump in un colpo solo.
Ah. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ma raggiungere Duff, direi. Sarà un po' troppo gente qua. Opla. Opla. Via. Yeah. Cavolo, mi ha preso. Sono gelato. Dai che fa un freddo tra l'altro in questi giorni. Non so nelle vostre città, ma a Bologna fa un freddo cane. Dai, chiudiamola qui. Non possiamo essere amici? Ecco. Allora, devo andare a salvare i pupazzi di neve. Oh cavolo. Bene. Non sono mai stato un fan del balletto, mi dispiace ragazzi. Mi piace quando fai i critici, serpentino. A 16 e 25, quando spari così veloce, c'è una bella differenza. Bravo, bravo, bravo. Good, good, serpentino. E ora, alle catapulte! Oh, questo mi piace perché si comincia a sparare a caso. Tanto sono in due, qualcosa prenderemo sempre. Poi dopo facciamo i conti, va bene. Questo colpo qui lanciato via velocissimo per distruggere la palla che stava arrivando, che prende pure la nave. Ho messo 10 secondi, sono fatto 6 tiri e 6 colpi praticamente. Bene, come diceva un proverbio, salta che ti passa, che se strisciamo siamo più lenti, quindi saltiamo. Allora, questo funzionava così. Poi così. Oh, beh. Vai giù. Ci passo in mezzo, grande serpente. Cavolo. Tu potrebbe rischiare di portarci via un po' di tempo, eh. E mi ha preso. Mi facevo lo sganappino e mi ha colpito. Oh, grande. Demalvagizzato. Sono... saranno un po' troppi. Bene così. Dividi e impera, diciamo un vecchio proverbio. Che vuol dire dividi e conquista. Abbastanza d'accordo col suddetto. Dividiamoli. Adesso quello lì mi ha veramente rotto le scatole, grande serpentino. Vedete che ti avvicino un po'. Poco faccio anche il level up. Direi che manca decisamente poco. Allora, adesso devo liberare gli... devo liberare i pupazzi di neve. Allora. Uno. Anzi, tutti si liberano così, direi. Beh, prima questo. Giù. Che faccia che fa quando li spingi? Oddio, fa la faccia all'armata. Così, e gira. Gira il rosto. Ti devo parlare con R2, ok. Poi gira. E questo è in mezzo. E poi succede anche un segreto da raccogliere, ma non ci interessa. Quello che interessa a noi è salvare il pupazzo, cioè così, perfetto. Ci siamo.
Ed ora sono tre. Me lo ricordavo che erano tre. C'è anche uno che mi parcheggia davanti per darmi fastidio. Ah, incubo sicuramente non mi ricordo che c'era uno e mezzo che dava fastidio. Adesso quello più lontano, una cosa così potrebbe andare. Grande! Ce l'hai fatta! Quello è l'ultimo degli scatena bufera! Dovrai sbrigarti, Skylander! I ciclopi hanno conquistato la torre principale! Falli sloggiare! Va bene. Andiamo. Ci siamo. Vieni con me, prode pupazzo di neve. Due prode pupazzi di neve. Venite con me. Che adesso premo quadrato all'infinito finché non colpite i nemici. E qui è veramente sensato premere velocemente quadrato, perché sennò bisogna rifare il giro in tondo. Un pupazzo di neve è andato. Noi continuiamo a premere quadrato e tac, finisce anche questo. E adesso rifacciamo il giro e possiamo arrivare, credo. Se invece avessimo fallito, avremmo rifatto il giro. Adesso mi ricordo che qua è stato epico finale, perché ho preso una grandissima tripla stella. Aia, aia. Potete non ancora per un po', se è possibile, la shake, se non me lo uccidete, grazie. È livello superiore sicura così. Cavolo. Ma quanti siete? Cioè stavo scambiando per un ciompi la corona al centro, ragazzi, madonna. Grande, perfetto. Comunque non mi dà un punto di esperienza ad Incubo, secondo me. Ah, quelli qua si fa sbattere, buono sapersi. Adesso continuo a fare così, così li tengo distratti. Sta uscendo. Ah, piovono ciompi. Piovono ciompi dal cielo. Ah, no, c'è ancora lui, posto. Adesso non c'è più. Facciamo lo slalom fra i pezzi di ghiaccio. Se muori abbiamo finito, grazie. Credo. Sì, abbiamo finito.
Come vi avevo anticipato, non è stato un livello molto breve, però devo dire che è uno dei più carini, secondo me, soprattutto mi piace molto questo combattimento finale tipo arena, penso che l'arena sia una cosa più divertente di Skylander, quindi mi piace questo livello, non mi dispiace per niente. Ci salutiamo qui, ci vediamo con il prossimo che sarà il 12, vi saluto velocemente che il video già è durato tanto, vi raccomando sempre anche gli altri nostri due canali, ciao da Tia, alla prossima, ciao!